Eccoci qui con Lautaro Martinez, una vittoria rimonta, avete dimostrato questa sera grande carattere, avete pensato almeno per un momento di non riprendere in mano questa partita o pensavate che ce l'avreste comunque fatta? Oh, prima cosa siamo contenti perché abbiamo iniziato il campionato e abbiamo fatto una buona gara contro una squadra molto difficile, che la ripartenza è cattiva, e arriva in porta subito e niente. E abbiamo dimostrato, come dici tu, tante voglia, tanta determinazione e abbiamo subito 3 gol che potevamo avere evitato, ma niente, siamo contenti. Le statistiche, Lauti, dicono che hai segnato le ultime 3 reti in Serie A dall'esterno dell'area di rigore, ma a prescindere sono sempre gol da toro, possiamo definirli così. Bueno, questa è una cosa che si lavora, che in allenamento si fa, quindi sono contento per quello, perché quello che facciamo in allenamento dopo dobbiamo farlo in campo. Per chiudere la squadra è quello l'importante, che la squadra vince, che l'Inter vinca e che i tifosi siano contenti. È una squadra questa, lo dicevamo prima con Danilo D'Ambrosio, che non smette mai di lottare, non molla mai, ma è anche una squadra che ha l'intelligenza di cambiare anche a gara in corso, cambiare assetto tattico, complice anche la profondità di una rosa davvero di qualità che sta facendo la differenza anche con i 5 cambi. Sì, certo che è così. Quello dei 5 cambi dobbiamo sfruttarlo perché è buonissimo, perché la partita si fa con alta intensità e quindi chi entra dalla banchina fa la differenza, entra con aria fresca e quello è l'importante, che tutti che sono in banchina entrano e fanno lo stesso che chi gioca di titolare. Grazie Lautaro. Prego. Eccoci qui con Danilo D'Ambrosio in studio. Dicono che ti vogliono molto bene, sei sempre l'uomo della provvidenza e non ti sei smentito neanche questa sera. È partita in salita, avete subito gol dopo 3 minuti, però non avete mai smesso di attaccare e di lottare. È un Inter questa che non molla mai? Questo è un Inter che non molla mai, scende in campo per vincere e fa di tutto per vincere. Oggi siamo stati, come hai detto tu, è partita in salita, però siamo stati bravi a riaddrizzarla. Poi su un contropiede abbiamo preso un gol, siamo andati sotto, però siamo stati bravi e concentrati a rimetterla di nuovo sui binari che volevamo e devo dire che sono stati bravi i cambi che hanno comunque fatto la differenza e hanno cambiato il volto di questa partita. Ecco, le note positive le hai evidenziate tutte tu, dovendo invece guardare gli aspetti sui quali secondo te questa squadra deve ancora lavorare, quali sono? Beh, sono sicuramente quelli di... siccome abbiamo un gioco dove vogliamo sempre fare la partita nella loro metà campo, nella metà campo avversaria, dobbiamo stare attenti ai contropiedi, perché comunque in Serie A ci sono giocatori forti, veloci, soprattutto gli attaccanti e gli esterni, quindi dobbiamo essere più equilibrati. Le domande da studio le riporto io a Danilo. Danilo, intanto complimenti per il gol. Quello che volevo chiederti io in estrema sintesi è che cos'ha questa squadra in più rispetto allo scorso anno, dove comunque avete fatto una stagione importante. Che cosa può dare il 2020-21 in più all'Inter? Ha in più sicuramente i cambi, perché ci sono, come ho detto prima, dei giocatori molto forti, la rosa è la competizione sicuramente più competitiva e, come ho detto poco tempo fa, l'anno scorso siamo arrivati secondi a un punto dalla prima, abbiamo perso una finale, siamo usciti dalla Coppa Italia e quindi l'obiettivo di quest'anno è sicuramente far meglio rispetto all'anno scorso. Fernando? Sì, io ad Ambro voglio chiedere una cosa, perché quando c'è da fare gol tu ci sei sempre, ho perso il conto dei gol importanti che hai fatto, come ti spieghi questa tua qualità? Coraggio, carattere, voglia di non mollare mai, da cosa dipende?
Beh, io sono uno che cerca sempre di mettere in difficoltà l'allenatore negli allenamenti settimanali, e quando scendo in campo cerco di dare il 100% e non mi piace perdere mai, e quindi faccio di tutto per vincere. E quando in queste partite il risultato è in pareggio, cerco di far di tutto per fare gol. Grazie mille Danilo. Grazie a voi. Eccoci qui con Stefano Sensi. Allora, una grande vittoria rimonta di carattere, una grande reazione, ci avete messo il cuore questa sera. Sì, hai detto bene, una grande rimonta, soprattutto una rimonta di squadra, perché è stata una rimonta voluta, soprattutto dal gruppo. Sapevamo che la Fiorentina sarebbe stata difficile, perché è una buona squadra, giocano bene e sono riusciti a metterci in difficoltà, però ripeto, la squadra ha avuto carattere e siamo molto contenti per la vittoria. Stefano, non è mai facile entrare a gara in corsa, tu questa sera ci sei riuscito benissimo, sei entrato molto bene, col piglio giusto, con la giusta attenzione e determinazione. Sì, non è facile, soprattutto quando entri, quando la squadra è in svantaggio, però è anche vero che durante la partita, mentre sei in panchina, hai la possibilità di vedere cosa manca, magari di capire quello che puoi fare una volta entrato. E ho cercato di dare il meglio di me e sono contento per la prestazione. Domande da studio. Ciao Stefano, intanto complimenti. Io quello che ti vorrei chiedere è cosa ti aspetti da questa stagione e quanto, insomma, vuoi riprendere un po' il discorso che si era interrotto nella scorsa stagione, dove hai fatto un po' di fatica a trovare la continuità. Quest'anno, insomma, che cosa ti aspetti dall'annata che è cominciata oggi? Sì, sicuramente la continuità è quella che mi è mancata l'anno scorso. Ho avuto un po' di problemini, però ho lavorato su me stesso, ho lavorato sulla prevenzione, lavoro tuttora ogni allenamento, e da questa stagione ci aspettiamo di non commettere gli errori che abbiamo fatto l'anno scorso, di puntare al massimo, di essere ambiziosi, perché l'Inter deve sempre puntare in alto, e affrontiamo partita dopo partita e cerchiamo di portare a casa più punti possibili. Mi associo anch'io ai complimenti a Stefano, davvero bravissimo per come sei entrato. Quello che voglio chiedere a Stefano è la percentuale e la sua condizione. Stefano, quanto ti manca o se sei già al 100%? Per essere al 100% vuol dire l'inizio della stagione scorsa. No, a parte gli scherzi. Mi sento bene, non so se sono al 100% o se manca ancora qualcosa, però io lavoro tutta la settimana, lavoriamo tanto, e quindi penso che l'importante sia sempre farsi trovare pronti. Tutto qui. Grazie Stefano. Grazie a voi.